Nuovo colpo alla sacrocronite. Sì, questa attività investigativa ha permesso di cristallizzare una situazione nota, che la sacrocronite comunque c'è a Brindisi e c'è in provincia, e siamo riusciti a, diciamo, a trovare gli elementi necessari per arrestare Donatiello Giovanni, tra gli altri, che è considerato il boss, diciamo, di un carisma notevole, libero, nonostante la condanna per associazione mafiosa, il quale è stato scarcerato appena 2 anni fa. Abbiamo acclarato e accertato come Donatiello, allo stesso modo di Francesco Campana, attualmente detenuto, riescano in qualche modo ad avere un pieno e completo controllo del territorio, chiaramente finalizzato alla gestione degli affari illeciti su Brindisi e provincia, per chiaramente imporre la loro egemonia sul territorio, volti chiaramente ad acquisire illeciti guadagni, volti a finalizzare l'associazione, a mantenere quanti sono ancora detenuti e le loro famiglie. Venivano colpiti gli imprenditori agricoli, i racket, sia del grano, ma entra qui anche il parcheggio dell'ospedale Perrino. Sì, è un'organizzazione diciamo volta a una serie indeterminata di reati, però in particolare abbiamo appunto avuto modo di vedere che erano soliti fare delle estorsioni, non soltanto imprenditori agricoli, ma anche, come ha detto lei, chiaramente l'estorsione al parcheggio. Tant'è che tra diciamo, i destinatari di questa misura vi è anche colui che gestiva illecitamente i fiorenti, permettetemi di dire, guadagni del parcheggio del Perrino. Donatiello era sottoposto alla sorveglianza speciale, ma adottava delle strategie particolari poi per evitare di essere controllato. Donatiello ha adottato delle strategie molto particolari, era meticoloso, è stata veramente ardua, insomma, dimostrare la sua ancora appartenenza a questa associazione e soprattutto il suo ruolo di direttivo. È una persona chiaramente che, nonostante la lunga detenzione ultra trentennale, una volta uscito ha adottato qualunque accortezza, però per fortuna, insomma, siamo riusciti nel nostro Quando è obiettivo. partita l'indagine, dottoressa? Parliamo di un'indagine che risale dal 2015, quindi 5 anni fa.